Buongiorno a tutti, cominciamo la nostra, riprendiamo anzi le nostre rassegne inevitabilmente online, con una stagione, diciamo così, dedicata ovviamente all'aprile, al mese di aprile, quindi al mese insomma della liberazione che abbiamo chiamato Aprile Libero. Cominciamo questa rassegna con la presentazione del libro freschissimo di stampa di Chiara Colombini. Anche i partigiani, però, un libro uscito presso la Terza, nella collana ideata appositamente da Carlo Greppi, credo, no? Intitolata Fact Checking, la storia e la prova dei fatti. E niente, Chiara Colombini è qui con noi, la salutiamo con calore anche perché siamo in qualche misura, come si dice, apparteniamo anzi alla stessa rete, no? La rete Parri, e lei è ricercatrice storica di Istoretto, che è l'istituto storico di Torino intitolato ad Agosti, ed è autrice di numerosissime pubblicazioni, tra cui credo la più coerente con quella di questa sera sia Resistenza e autobiografia delle nazioni, uso pubblico, rappresentazione e memoria, insieme ad Aldo Agosti, no? Ecco, siccome il tempo non è moltissimo, ringraziamo anzi Chiara di essere con noi perché credo che da quando è uscito il libro sia particolarmente ricercata. Ho visto online che vi sono diverse presentazioni e questo tra l'altro denota anche che la collana sta colpendo nel segno, come si dice, no? Ma colpisce nel segno anche perché cioè, ci sono degli autori che evidentemente sanno essere pregnanti e si fanno leggere. Allora, comincerei con una serie di annotazioni, se permettete, perché Chiara ha scritto un libro, Colombini ha scritto un libro che non è una storia della resistenza, non aspettatevi questo, ha sistematizzato dei nodi, diciamo, no? E ha cercato di riprodurre, come dovrebbe fare peraltro qualsiasi storico, la complessità negata in questo caso. E quindi ha scritto un libro necessario, a mio parere, un libro necessario, una specie di vademecum, sostanzialmente, uno strumento di orientamento per il senso comune. E questa necessità, diciamo, la necessità di cui parlavo, consiste nel rispondere a viso aperto, no? Punto per punto, ai luoghi comuni che sono sorti attorno alla resistenza armata, di cui giustamente che lei specifica, no? Perché ci sono varie forme di resistenza, come sappiamo, ma qui parliamo di quella armata, che è il bersaglio, peraltro, no? Della narrazione in atto fin dagli anni 90. E, diciamo che questo sarebbe però riduttivo, perché poi ne parliamo. I luoghi comuni di cui è intessuto il libro sono di fatto l'indice del libro stesso. I partigiani tutti comunisti, i partigiani inutili, i partigiani colpevoli della guerriglia, delle ritorsioni, violenti, terroristi, i partigiani rubagalline, ladri, naturalmente assassini, e poi i narratori unici della loro esperienza. Queste sono le sciocchezze che vengono sostanzialmente diffuse da alcuni decenni ormai, no? Narratori unici, cioè i vincitori che scrivono la storia e quant'altro, insomma, che è la prima sciocchezza in assoluto, visto che, specialmente nei primi decenni, come sa qualsiasi storico, la libellistica di fronte, diciamo, Saloino era ben più ampia, è stata più ampia addirittura di quella resistenziale. Quindi nessuno ha mai negato e nessuno ha mai impedito ai nostalgici di Salò di scrivere nella Repubblica nata dalla Resistenza. Ecco, questa operazione di delegittimazione di fatto è ormai entrata nelle menti, no? Per molti fattori, Colombini li riepiloga molto bene, anche grazie negli ultimi anni agli automatismi virali della rete, va detto, no? E di fatto in questi 30 anni c'è una partita che si gioca su due campi di gioco, no? Quella degli storici, della storiografia, e quella dell'uso della storia funzionale a ragioni estranee alla stessa, o alla ricerca sicuramente, e soprattutto anche alla storicizzazione. Completamente estranee, no? E in questo campo quindi si gioca una partita truccata, è come se in sostanza fossimo di fronte a una simulazione della realtà storica dalla parte, cioè al videogioco su Stalingrado rispetto alla battaglia di Stalingrado. Sapete che poi
Stalingrado è diventata la madre di tutti i videogiochi, no? Quindi una rappresentazione di guerra, intendo, de-storicizzata, atemporale, no? E quindi si producono vulgate riletture, basate, per esempio, la cosa che uno dei luoghi comuni più frequenti è quello dell'isolare il caso singolo, che viene esteso quasi per metonimia, no? All'indignazione, e sottratto ad ogni contesto, ad ogni logica, ad ogni rapporto, per esempio causa ed effetto. Un'operazione di carattere sostanzialmente politico, specie dopo, come sappiamo tutti, la caduta dei partiti dell'arco costituzionale, no? Dei partiti prodotti dalla Resistenza, e che è di fatto un teorema ideologico, o più semplicemente di senso comune, per richiamare quello che dicevo all'inizio, che manzonianamente non è, ricordate quella citazione di Manzoni, che manzonianamente non è affatto di buon senso, perché il senso comune a volte non è il buon senso, sono due cose un po' diverse. Ecco, questa contesa, diciamo, con i semplificatori, ora a prescindere dalla mission della collana di La Terza, che tra l'altro anche nel dibattito col Parri, così, è stata, come dire, è stata dibattuta in termini anche magari critici, cioè scendere sullo stesso terreno degli altri, eccetera. Però al di là di questo, si tratta di veramente accettare la sfida della divulgazione, in fondo, della divulgazione seria, ma non è un match, ma non è un match. È perché su tali terreni, per essere compresi, a mio parere, richiedono lo sguardo che, per esempio, studiosi, osservatori di altri saperi che de dedicati al presente, che però non è lo sguardo del presente sul passato, cioè lo sguardo che gli altri dedicano ai fenomeni dell'attualità è uno sguardo problematico, no? Mentre lo sguardo del presente sul passato spesso invece è uno sguardo totalmente aproblematico, perché così come il presente è complesso, perché la realtà è sempre complessa, altrettanto lo è il passato, in particolare in fasi come queste, di cui i famosi 20 mesi di cui parliamo, in cui in realtà prevale la disarticolazione sostanzialmente dei sistemi prodotta da dinamiche terribili. Ecco, questa cosa si chiama contesto, che Colombini ovviamente utilizza spesso, anche se a distanza di tanti decenni ormai pare che sia difficile capire cosa voglio dire in sostanza. Quindi questa destrutturazione delle falsificazioni. A questa destrutturazione Colombini oppone le categorie della storicità, della complessità che appartengono a noi, agli storici, insomma, no? Senza altri fini se non quelli di riprodurre la realtà prodotta dalle cose e prodotta dagli eventi e anche dalle fragilità umane di cui parlavamo anche in anteprima, no? E quindi tutto questo, tra l'altro, richiede, attenzione, cioè io ho parlato di divulgazione all'inizio, ma la divulgazione di qualità richiede un notevole retroterra, cioè vuol dire possedere sostanzialmente in maniera totale il tema, no? E quindi la domanda a questo punto che faccio a Colombini dopo questa lunga introduzione è appunto sul caso singolo, cioè isolato da contesto, no? Nel senso, lei scrive a un certo punto, credo nell'introduzione, forse il punto è anche questo, cioè la storia è altra cosa della memoria, no? Cioè vale a dire dal protagonismo in qualche modo delle memorie che sono irriducibili alle altre poi, no? Al pateracchio che spesso c'è, del cumulo di memorie divise che diventano anche poi deformate di fatto. Quindi come si può dal punto di vista, diciamo, storiografico, essere assolutamente divulgativi, conservando però il primato della storia rispetto alla soggettività inevitabile delle memorie. Insomma. Domanda un po' complicata, ma che parte appunto dalla centralità del caso singolo, perché il caso singolo preso di per sé è chiaro che suscita innanzitutto emozioni, no? Ecco, ma non è così che si affronta la realtà del passato, credo. Sì, intanto molte grazie per questo invito e anche per questa introduzione. Ma io penso che, allora, il caso singolo è ovviamente fondamentale, anche perché consente quello che dà ricchezza alla storia, che è quello di avvicinarsi alle persone, alle emozioni, alla loro vicenda personale, che è un veicolo. Scusate, che è un veicolo potente per rendere comprensibile
un avvenimento e anche per appassionarsi a un determinato avvenimento. Io questo credo che sia fondamentale. Il problema è che è solo un pezzo del lavoro. Se lo si mantiene come sguardo unico, diventa uno sguardo che distorce le cose. Perché serve uno sguardo che sappia sollevarsi rispetto allo sguardo del singolo, che sappia collocare quell'evento singolo non soltanto nel contesto storico in cui avviene, ma anche che sappia ricollegarlo alla pluralità di questioni che entrano in gioco in quei 20 mesi. E questo è uno sguardo che può dare soltanto la prospettiva storica, quindi a quel punto la memoria del singolo è una fonte tra le altre fonti, ma non è l'unica fonte. Io credo che questo sia il passaggio fondamentale, cioè quello che funziona molto nei luoghi comuni che alimentano un discorso contrario alla resistenza è appunto isolare il caso singolo da tutto il resto e presentarlo come fosse accaduto ieri, come prenderlo dal passato in cui è accaduto e trasportarlo direttamente nell'oggi, azzerando del tutto la distanza temporale, che è una distanza temporale ed è anche una distanza di mentalità e di sensibilità. È chiaro che quando ci si rivolge per interesse al passato lo si fa sulla base di domande che nascono nel presente, questo è, mi sembra assolutamente lapalissiano, però anche in questo caso è solo un pezzo del lavoro, poi è necessario andare a vedere lo spessore della distanza e andare a capire che in un altro contesto si produce un altro tipo di sensibilità. E io credo che questo lavoro per cercare di rendere comprensibile, per cercare di analizzare un evento così fondamentale per la storia del nostro paese sia assolutamente imprescindibile. Lo è nell'analisi di qualsiasi fenomeno storico, però in questo caso è ciò di cui stiamo parlando. E senza fare lo sforzo di ricreare, di complicare il contesto, nel senso di aggiungere elementi per cercare di capire, non si riesce a raggiungere un'analisi utile, si rischia di rimanere invischiati in immagini che sono piatte, che non restituiscono la possibilità di comprendere. Io nel confrontarmi mi ricollego a quello che dicevi prima del non è un match, non si tratta di fare un match. L'intento mio nel confrontarmi con questa ridda di luoghi comuni che sono cresciuti su se stessi nel corso degli anni e nel tentare di smontarli non è quello di dare una giustificazione, è quello di cercare di capire, di dare degli elementi di analisi che aiutino alla comprensione, ecco. Credo la significato profondo di questo libro, con fornire, peraltro con linguaggio piano e al tempo stesso però che restituisce la complessità, esattamente questo aspetto che dicevi, cioè quello della comprensione, no? Della comprensione. E a proposito di comprensione e di distanza temporale, no? È un elemento che purtroppo nella stagione, diciamo, di uso pubblico della storia viene colpevolmente trascurato, non da noi naturalmente, ma da chi ne parla. Direi che il centro in questo caso del libro, perché tra l'altro vuole essere il tuo, vuole essere proprio un libro dedicato alla resistenza armata, perché poi sai, giustamente come dici, è molto più in qualche modo facile, no? Se non neutrale, parlare delle altre resistenze che ci sono state e che sono state importantissime, sia chiaro.
Però quell'armata è indubbiamente quella che solleva la grande questione della violenza, no? Che è una categoria che è stata abolita, insomma, in qualche misura nel discorso pubblico, no? In termini di strumento di risoluzione del conflitto, diciamo, e che evidentemente è deprecabile, ma lo studio del passato non funziona, come sappiamo, non funziona così. Cioè, non funziona applicando i valori, i principi nei quali ora noi ci muoviamo e che peraltro sono il prodotto per l'appunto di una stagione storica che è passata anche attraverso, ahimè, ma anche attraverso l'uso necessario, no? Della contesa, in questo caso fisica e violenta, insomma, no? Cioè, nel senso che ignorare questa categoria di pensiero, in sostanza, significa peraltro, a mio parere, negare completamente cos'è stata una guerra, anzi cos'è stata una guerra di 30 anni per la verità, per certi versi, no? Cos'è stato cioè il primo Novecento, che ha creato i presupposti per l'uso della violenza. Cambiando un attimo di distanza temporale, pensiamo ai reduci della prima guerra mondiale, quando tornano, no? Gli squadristi sono gli squadristi, d'accordo, ma per essere chiari, anche gli altri menavano, voglio dire, cioè, nel senso che la violenza era uno strumento abituale, no? Perché la guerra modifica l'orizzonte, mi pare che lo scrivi tu, anche del pensabile, no? E quindi gli strumenti repressivi, a partire da quelli più brutti, più terribili, che ora vivremo come terribili, diventano ordinarietà e cancellano ogni distinzione, giustamente, tra civili e militari. Insomma, la stagione del ferro e fuoco, di cui parla Enzo Traverso in saggi molto importanti, anche per la terza proprio, mi pare, no? E tantissima altra bibliografia. Ecco, questo volevo che, in qualche modo, che tu ti soffermassi su questa questione della violenza un attimo, perché a mio parere è centrale, insomma, no? Sì, sono del tutto d'accordo con quello che hai detto finora, con il discorso che hai fatto. Il problema credo che sia dato dal fatto che appunto la nostra sensibilità si basa sulla nostra sensibilità di oggi, intendo, si basa sul ripudio della violenza. E tra l'altro questo ripudio della violenza, credo sia importante sottolinearlo, nasce grazie anche alla stagione di cui stiamo parlando e al dolore, alla tragedia che è costata quell'esperienza. È da lì che nasce questo ripudio. Il problema di affidarsi e di giudicare sul metro della nostra sensibilità ciò che è accaduto nello specifico dei 20 mesi è che dal mio punto di vista non è produttivo in termini storici. Cioè non si tratta di mettere in discussione il valore del ripudio della violenza o di pensare se sia giusto oppure no. La questione è se aiuta a capire e dal mio punto di vista non aiuta a capire proprio per ciò che dicevi, proprio perché stiamo parlando di una guerra totale che è intrecciata con una guerra civile, stiamo parlando di un'occupazione e stiamo parlando di una stagione che ha alle spalle esattamente ciò di cui tu parlavi, cioè la violenza come elemento considerato tra gli altri, tra le opzioni politiche presenti, a seguito delle trasformazioni innescate dalla Prima Guerra Mondiale, ma possiamo risalire ancora più indietro alla considerazione della violenza come strumento politico. E questo è profondamente distante dal nostro presente. Se non si fa questo passaggio, davvero non si riesce a comprendere. E credo che la rappresentazione che tende a mettere in primo piano delle forme di resistenza che sono di grande importanza, di cui la storiografia ha messo in luce l'autonomia rispetto alla resistenza armata e la rilevanza, quindi pensiamo alla resistenza civile, pensiamo alla resistenza senza le armi, all'aiuto ai perseguitati, alla resistenza degli internati militari, alla resistenza nelle fabbriche, eccetera. Sono tutte forme di grande importanza che ricevono nel discorso pubblico una grande attenzione non soltanto per la loro rilevanza effettiva, ma anche perché presentano
una faccia, perdonatemi l'espressione, una faccia più presentabile, più spendibile rispetto alla nostra sensibilità, perché è difficile mettere al centro l'esperienza della resistenza armata proprio per la scelta volontaria di fare uso della violenza. È una scelta volontaria che avviene in un contesto di guerra e avviene per reagire a un contesto di violenza che già esiste. E quello che Pavone ha definito come scelta di in termini di legittima difesa, riferendosi alla violenza della resistenza. Dopodiché io credo che sia necessario andare a guardarla, ad analizzarla fin nei minimi dettagli senza timidezza. Ecco, nella rappresentazione che tende a privilegiare le altre forme di resistenza c'è come un imbarazzo, come se si dovesse se ci si dovesse scusare di qualcosa nel ricordare la resistenza. Io credo che non debba essere così, credo che l'analisi storica aiuti a superare e a mostrare l'inconsistenza di questo imbarazzo. È un'esperienza storica che va guardata per quello che è e per quello che è stata in quel determinato contesto. Esattamente. Peraltro, mi collego a quello che hai appena detto, cioè noi stiamo parlando del libro di Chiara Colombini nel 2021, ma la bibliografia sulla resistenza è sconfinata e, come tu giustamente dici, e non c'è tra l'altro aspetto, non c'è aspetto, comprese le pagine oscure, no? Di cui le contraddizioni di cui tu parli, insomma, che non sia stato percorso in fondo, no? E quindi è ancora più frustrante per certi versi assistere a questa scena, a questa pantomima, sulla base della quale questi semplificatori alla ricerca di consenso, del senso comune, tutto questo, ignorino completamente questo gigantesco patrimonio di riflessione. Sembra che non esista, sembra che gli istituti in questi decenni non abbiano, come dire, cavalcato ancora la retorica, no, del popolo che si muove corale in massa, delle dichiarazioni, diciamo, del 45-46, che sappiamo bene non essere corrispondente al vero, insomma, no? Cioè, voglio dire, tutti questi aspetti di fragilità tu li metti in evidenza, e quindi è ancora più, ripeto ancora, frustrante assistere, e se permetti anche francamente offensivo, insomma, no? Non tener conto del fatto che i primi a fare i conti con tante cose sono stati proprio i ricercatori, gli storici della resistenza. Questo mi lascia veramente sempre ormai. Io sì, sono completamente d'accordo, tant'è che questo libro si basa esclusivamente sull'edito, cioè questo non è un libro di ricerca d'archivio, non è un libro che scopra qualcosa di nuovo. E la tua bibliografia è essenziale, peraltro. Ho potuto veramente attingere a una bibliografia vastissima e mi sembra rilevante che vada nella direzione che tu dicevi, il fatto che ciascuno dei luoghi comuni che continuamente vengono rilanciati con qualche po' di vernice nuova, in realtà sia sufficiente ripercorrere ciò che una pluralità di studi vastissima ha già analizzato nel minimo dettaglio, veramente nel minimo dettaglio. È chiaro che la storiografia si è evoluta nel corso dei decenni, che ci sono stati cambi di prospettiva, anche collegati con le stagioni politiche e del discorso pubblico, naturalmente c'è uno stretto legame tra questi aspetti, ma è veramente una storiografia che ha saputo analizzare problemi diversi, soggetti sociali diversi, assumere prospettive radicalmente diverse. Davvero si è evoluta, ampliata e approfondita in maniera costante. Tra l'altro anche svolgendo, e questo in particolare, non soltanto ovviamente, ma in particolare grazie anche alla rete degli istituti storici, con un lavoro
di ricostruzione di esperienze locali che è capillare. Certo. E che in un'esperienza come la resistenza, così diffusa sul territorio, così diversa per caratteristiche a seconda del territorio in cui si radica, è veramente rilevante. C'è davvero una mole di studi impressionante. Impressionante, sì, sì. No, no, infatti, voglio dire, pensiamo solo al nodo della resa dei conti, che nasce peraltro proprio dalle ricerche di Mirko Dondi, voglio dire, comunque nasce da, non certo, diciamo, da Pansa o dai, non so come chiamarli, divulgatori, diciamo, del senso comune contrario, no? Quindi voglio dire, come si continui a contrapporre questo atteggiamento che è di fatto pregiudiziale, no? E che ha anche venature politiche, ma lasciamo stare, pregiudiziale, a uno che è fondato, come dicevi, veramente sul tentativo di capire l'agire umano in una fase terrificante come quella, peraltro, in cui, voglio dire, vorrei calare qualcuno, no? È durata 20 mesi e come conseguenza di un ventennio, perché insomma, attenzione, perché poi non è che le cose nascono da sole, no? Da un ventennio di regime di pensiero unico. In cui poi, tra l'altro, questi protagonisti di cui parlavamo anche prima, no? Fuori collegamento, ventenni, dai 20 ai 30, diciamo, erano cresciuti. Mio padre era del 22, per dire, no? Erano cresciuti a libro e moschetto, voglio dire, insomma, no? E quindi, trovandosi anche sotto il profilo proprio preculturale, in qualche misura, prepolitico, anzi, in una dimensione culturale che ha richiesto loro uno sforzo evidentemente di ripensamento notevolissimo, insomma, no? Ecco, questo è un po' la cosa. Quello che tu hai cercato di dimostrare anche nella scrittura di questo libro è, in fondo, anche la fragilità, no? Di questa contingenza e l'umanità di questo agire con tutti, ovviamente, i pro e i contro, gli errori e le virtù dell'agire umano. A me ha colpito molto questo aspetto, insomma, questo approccio, al di là dei dati, insomma, forse perché più o meno li conoscevo, ma questo approccio mi ha interessato particolarmente, insomma, no? Io credo che, o forse è quello che mi appassiona semplicemente, credo che uno degli aspetti del ricostruire il contesto sia anche cercare di avvicinarsi alle emozioni, all'aspetto umano dell'esperienza. Questo, tra l'altro, è uno strumento da questo punto di vista di grandissima ricchezza, di grandissima utilità, è quello della letteratura. Quando, insomma, è uno strumento ovviamente al quale non puoi affidare la richiesta di spiegarti come sono andate le cose o di aggiungere conoscenza Certo. storica dal punto di vista fattuale. Quello che la letteratura invece fa in maniera estremamente profonda è quella di farti entrare nell'animo umano e di farti Assolutamente. capire le emozioni, di fartele capire in maniera del tutto immediata, molto più di quanto un saggio storico possa fare. A volte lo fanno anche i documenti, naturalmente, i documenti coevi, questo è chiaro, ma è chiaro che la letteratura ha dalla sua una potenza comunicativa del tutto diversa. Ed evocativa anche molto forte, Fenoglio, Meneghello, certo, dovrebbero essere le letture dovrebbero, di Fenoglio e Meneghello, per dirne due, insomma, dovrebbero accompagnare infatti queste nostre ricognizioni, no? Sì, ma infatti a proposito della storia poi scritta dei vincitori, a proposito del fatto che in fondo della rivoluzione mancata, no? Lo sappiamo, sono tutte categorie che chi si occupa, ma chi è semplicemente appassionato del periodo conosce, no? La rivoluzione che la resistenza tradita e tutto quello che sappiamo. Tu scrivi alla fine delle pagine molto belle, a mio parere,
che ripercorrono, come dire, quasi a chiusura del cerchio rispetto all'introduzione, anche tutta una serie di fattori che potremmo chiamare un po' un rendiconto, no? E qui, in questo rendiconto, in fondo, no, alla fine tu scrivi che, citando anche Adriano Ballone, che è stata una rivoluzione vittoriosa ma non trionfale, una sconfitta politica ma non definitiva, e per questo ha condensato attorno a sé memorie divise e conflittuali, diverse e conflittuali, a volte anche contrastanti, che ne hanno impedito la rimozione o la calma museificazione, no? Quindi una memoria tormentata, ma, come dire, che non si è mai spenta, in fondo, no? E tu dici, a chiusura un po' anche di questa più o meno nostra chiacchierata, che questa frase ti è tornata in mente il 13 marzo 2020, durante il lockdown, no? Dell'anno scorso, il vero lockdown in cui eravamo tutti chiusi in casa, in sostanza, dopo una giornata di rilancio via social dell'iniziativa, con il mio caseggiato scrivi si è risposto all'appello che chiedeva a ciascuno di mettersi alla finestra e di suonare, insomma, no? E alle 18, scrivi tu, mentre scrivevo, una ragazza nel palazzo di fronte al mio ha preso la chitarra e ha intonato Bella Ciao, in pochi istanti tutti nel terrazzo a cantare e a battere le mani. Ecco, questo capoverso finale, non c'era alcuna guerra, né alcun nemico, per fortuna, ma una situazione di emergenza inedita di sicuro sì. Non è certo il caso di lasciarsi andare a descrizioni zuccherose, scrivi. Sicuramente nessun senso politico, una tipica situazione della nostra modernità più che liquida. Ma mi è sembrato significativo, e a dirla tutta semplicemente bello, che per prima sia iniziata quella canzone. Nemmeno serve specificare che vivo in un quartiere con una forte tradizione operaia alle spalle, perché qui oggi abita soprattutto un gran numero di studenti universitari che arrivano da tutta Italia. Solo mi conforta sapere che quell'esperienza di quasi 80 anni fa, difficile, fragile, romantica, coraggiosa, nonostante tutto è lì e riemerge come un appiglio, come la cosa migliore che abbiamo avuto e che abbiamo. E con queste parole, insomma, volevo chiudere questo nostro dialogo tra il rigoroso e, diciamo, il tenero, ecco, in qualche misura. Grazie. Quindi grazie a tutti, grazie a Chiara di essere stata con noi in questa occasione, di averci aiutato, insomma, a iniziare questa rassegna di incontri che porteremo avanti fino al 30 aprile, se non è. Grazie a voi davvero per questo invito e per la chiacchierata, grazie. Grazie Chiara, arrivederci. E leggete il suo libro.